Amici, bentornati sul canale 9000 giri di lavorazione autosportiva. Avete una BMW Serie 1, la 128T, e non siete soddisfatti del lato estetico? Seguiteci sul video che vi facciamo vedere cosa facciamo. Per il momento cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo. Sigla! Eccoci qui, siamo in compagnia di questa BMW 128T, che è una macchina direi molto gettonata ultimamente, ne abbiamo fatte veramente diverse. È una macchina prestazionale, 265 cavalli, direi che è una macchina che cominciamo a vedere abbastanza spesso in officina. Quello che ci ha chiesto il cliente sostanzialmente sono due ambiti di intervento. Uno è il lato estetico, adesso abbiamo appena iniziato sempre con il kit della riprodotta della Maxtor Designer. Di solito si lavora sempre con delle appendici da aggiungere alla appendici di serie, qua è stato appena puntato, poi verrà sistemato a livello di fissaggio con il kit di collante specifico e con i rivetti che vanno ad applicarsi nella parte sottostante, perché troviamo che questo tipo di, adesso ripeto, è appena appoggiato, ma questo tipo di elemento subirà una pressione dovuta alla velocità, dovuta appunto allo schiacciamento dell'aria, perché bisogna fissarlo in maniera assolutamente perfetta per non rischiare che il cliente se la perda per la strada, in sostanza. Quindi al di là del pezzo che deve essere perfetto, qua si vede che la lima è assolutamente perfetta, quello che cambia radicalmente è la qualità di chi monta questi pezzi. Quindi in questo caso abbiamo quello che si chiama lama anteriore o sottoparte anteriore, chiamiamolo come vogliamo, poi il kit è composto da altre parti che saranno le minigonne che andranno ad applicarsi nella parte laterale, e la lama, il sottoparaurti posteriore, è sempre della stessa ditta. Qua abbiamo appena iniziato il lavoro, quindi per il momento non possiamo far vedere solo l'anteriore. Poi, per quanto riguarda la parte motore, diciamo quello che di solito ci viene chiesto se questo genere di vetture è ovviamente la parte elettronica. Questa macchina, diciamo, è relativamente recente, quindi ha ancora la garanzia della casa, e quello che noi proponiamo è sempre una centralina esterna, che è una centralina Selectron che noi andiamo a riprogrammare in maniera tale che il cliente possa staccarla e evitare qualunque tipo di problema a livello di controllo sulla centralina fatta dai centri di assistenza tramite PresoWi. E altra parte che stiamo aspettando, un ragazzo dovrebbe consegnarcela fra oggi e domani, è una parte della linea di scarico. Questa macchina è appunto un'uscita doppia, si chiama duplex, destra e sinistra. Ovviamente nel caso, in questo caso, che è ancora montato quella di serie, la sonorità è molto molto limitata, quindi verrà cambiato il terminale posteriore con un terminale omologato, quindi con un silenziatore più piccolo, e un relativo centrale che andrà a eliminare il rompifiamma di serie. In questo caso il risultato sarà un risultato buono, nel senso che questa macchina, essendo dotata di OPF, ha una strozzatura dello scarico abbastanza importante. Ecco, questi sostanzialmente sono i lavori che ci ha commissionato il cliente. Altra cosa che non subito, ma in un secondo momento sicuramente abbiamo già incubato di fare, aspettiamo che si consumino i materiali di serie, è un intervento sull'impianto frenante. Quindi adesso ha un impianto frenante ancora di serie, questa macchina ha un impianto di dimensioni veramente molto generose, con pinze a quattro pompanti. Questo disco è un disco da 360, se non mi ricordo male, anteriore, veramente notevole. Quello che pecca un pochino è sulla mescola della pastiglia, che ovviamente, essendo stata fatta per utilizzo prevalentemente stradale, con utilizzo un pochino più corsaiolo, soprattutto se uno una macchina del genere la utilizza un po' in pista, va abbastanza in crisi quantomeno la pastiglia. Quindi con il cliente abbiamo deciso di spostare più avanti, anche per un discorso economico, l'intervento sull'impianto frenante. Quando sarà il momento di cambiare o il disco e la pastiglia, a questo punto interverremo sia anteriormente che posteriormente, andando a mettere lo stesso diametro, perché il diametro va benissimo, però cambiamo il materiale dei componenti. Quindi sia per quanto riguarda il disco, è un disco ABC puntato e baffato, fatto in una ghisa temperata per sopportare una temperatura più alta,
e una serie di pastiglie anteriore e posteriore sempre in vescicola, vescola gialla, che si vanno ad accoppiare e mantengono un grado termico più elevato per avere una frenata migliore, un upgrade anche a livello di sicurezza oltre che di prestanza a livello di impianto frenato. Io direi che anche per questa BMW 128 D è tutto. Per comunque genere di informazioni sapete dove mi potete trovare, in sede 02-73-83-175. Come premesso all'inizio, vi chiediamo sempre di cliccare sulla campanella e aiutare il canale iscrivendovi per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! We'll be right back.